Benvenuti ad un nuovo appuntamento con il cinema visto da Visionaire, in particolare con la classifica dei film più visti lo scorso weekend. Prima di iniziare, visto che in questo spazio parliamo di incassi, volevo segnalarvi che Frozen, il regno di ghiaccio, è diventato il più alto incasso della storia del cinema d'animazione. La Disney ha annunciato un incasso mondiale di 1 miliardo 72 milioni di dollari, incasso che ha superato il precedente record di Toy Story 3, 1 miliardo 63 milioni. Frozen inoltre ora è al decimo posto dei più alti incassi in assoluto, scalzando via Pirati dei Caraibi, La maledizione del forziere fantasma. Insomma, davvero un bel colpaccio per un cartone animato, complimenti. Ma adesso andiamo a scoprire quali sono stati i film più visti nel weekend e si comincia con la decima posizione, che ospita l'ultimo film di Ferzan Özpetek, Allacciate le cinture, che dal quarto posto precipita all'ultimo gradino della nostra classifica con un incasso di 205.999 euro. Salendo al nono posto troviamo la prima nuova entrata, che abbastanza a sorpresa direi è un documentario, Quando c'era Berlinguer di Walter Veltroni, che incassa 213.195 euro. Sono invece 235.925 gli euro incassati questa settimana da 300 L'alba di un impero, risultato che però traghetta il film dal terzo all'ottavo posto. Settimo gradino per Lei, il film di Spike Jonze, tiene e scende solo di un gradino grazie ad un incasso da 248.415 euro. Salendo al sesto posto troviamo un'altra nuova entrata, il film francese Yves Saint Laurent, la biografia del famoso stilista, incassa 260.092 euro. Rimane fermo al quinto posto Non buttiamoci giù, che guadagna altri 265.836 euro, anche se molti di voi sulla pagina Facebook di Visionaire mi hanno scritto che si aspettavano di più da questo film e che sono rimasti un po' delusi da quella che, lo ricordiamo, è la trasposizione sul grande schermo di un romanzo di Nick Hornby. Ne approfitto fra l'altro per ringraziare tutti voi che mi scrivete sulla pagina Facebook di Visionaire, grazie davvero di cuore. Ma ora torniamo a noi con la quarta posizione, ma in discesa, del film d'animazione Mr. Peabody e Sherman, che incassa 432.446 euro. E ora è tempo di dare un'occhiata al podio della settimana e andiamo subito al terzo posto, dove troviamo Amici come noi con le iene televisive Pio e Amedeo, che portano a casa 643.222 euro, anche se questa settimana lasciano la testa della classifica. Medaglia d'argento per la nuova entrata Storia di una ladra di libri, che incassa 949.481 euro, e il re della classifica questa settimana è una nuova uscita, Captain America The Winter Soldier, che vende biglietti per 2.620.942 euro. Per il momento è tutto da Laura Buffa, ma vi aspetto tutti i giorni con le notizie e le curiosità dal grande schermo su Facebook e sul canale YouTube. A presto e buon cinema a tutti!